Caro Magnifico, San Severo ospita la prima delle due giornate azzurre qui in Puglia, tra l'altro pochi giorni dopo la conquista di un titolo regionale proprio da parte della squadra di San Severo, un po' un cerchio che si chiude. Beh, si chiude, ma anzi diciamo nello sport i cerchi non dovrebbero mai chiudersi, perché dietro il giorno dopo c'è sempre qualche altro risultato da andare a conquistare. Sì, la giornata di oggi bellissima, tra l'altro ospitare il coach della Nazionale Giovanile Capobianco è per San Severo un onore, insieme chiaramente a tutto lo staff. Ospitare una manifestazione che porta qui sul campo anche tanti ragazzi da parte di tutta la regione è anche un modo per potersi confrontare e vedere anche il livello della nostra pallacanestro a che punto è arrivato. È recente anche la sua nomina delegato provinciale di Foggia e quindi ci vuole una sorta di discorso programmatico. Beh sì, io sono chiaramente onorato di aver avuto questo incarico proprio da parte della presidentessa Margaret Gonnella. Cercherò di fare il possibile per poter portare Foggia su dei livelli a lei consoni. Diciamo che per troppo tempo non abbiamo prodotto cose importanti come il fatto di allargare la base degli arbitri, anche da nuovi istruttori, allenatori di basket, e dovremo lavorare tantissimo perché di terreno perduto ne abbiamo parecchio.